Noi cerchiamo di approfondire i temi principali che ci riguardano e in quest'anno in particolare i quattro capostipiti dell'agricoltura cremonese, quindi il latte, abbiamo già fatto un convegno la settimana scorsa, il mais che facciamo adesso, poi ci saranno i suini e l'ultimo quello delle agroenergie. Una serie di incontri dedicati ai temi principali della nostra agricoltura si stanno tenendo alla Fiera di Cremona in queste settimane. Quest'oggi l'appuntamento era dedicato al mais e al futuro della PAC. Allora, la PAC dopo il 2020 è uno degli temi scottatissimi del momento, anche perché il nostro reddito dipende dagli aiuti diretti. Quello che una volta era chiamato l'integrazione al reddito, oggi è proprio il nostro reddito, quindi non possiamo permetterci di abbassare la guardia su questo fronte. Bisognerà cercare in tutti i modi, visto che la comunicazione ultima del commissario dell'Unione Europea, Phil Hogan, ha ribadito l'importanza degli aiuti diretti, cercheremo di stabilire anche l'entità di questi aiuti e la forma che dovranno prendere proprio per aiutare i maiscultori. La soluzione potrebbe essere quella di riuscire a valorizzare il nostro prodotto, che è comunque un prodotto di alta qualità, un prodotto che è indispensabile per tutto l'agroalimentare. Infatti con i cereali sono la base di tutte le DOP e di tutti i prodotti appunto legati al nostro fiore all'occhiello del nostro agroalimentare. Il biocontrollo è uno strumento che da qualche anno abbiamo a disposizione anche in Italia, seppure con un'autorizzazione temporanea di impiego, e questo biocontrollo ci consente di ridurre più del 90% la contaminazione, quindi è uno strumento effettivamente molto più efficace rispetto alla ottimizzazione delle tecniche colturali. Si continua martedì 6 marzo e si parlerà di suini. L'8 marzo il tema sarà invece quello delle energie rinnovabili.